Ci troviamo, indovinate un po', sempre nello stesso prato nel quale abbiamo conosciuto e incontrato l'Iperico, la Digitale, l'Achillea, il fiore di Bach, Staro Bethlehem, e conosciamo altre due piante. Una è lei, è la genziana lutea. La genziana lutea, la parte fitoterapica è la radice, non la raccoglieremo perché è una specie giustamente protetta, quindi semmai la prenderemo in erboristeria per fare il nostro liquore. E la parte fitoterapica, abbiamo detto che è la radice, che è un amaro, un digestivo, un aperitivo appunto. Ma abbiamo un'altra pianta digestiva ed aperitiva, eccola qui, ed è il rabarbaro. Questa è la versione alpina, il rabarbaro alpino. Anche qui la parte fitoterapica è costituita sia dalle foglie che dalla radice. È rosso e vedrete infatti nel prato, adesso provo ad ingrandire, tutte pezzettini rossi, e tutto questo è il rabarbaro alpino, queste piantine. Un consumo eccessivo può dare dei problemi, perché contiene acido ossalico, e mentre in piccole, insomma, in dosi giuste, è un aperitivo anche questa. Vi ringrazio e buona giornata.